www.monitorpoli.it, in edicola il settimanale Mondo Padano e come al solito nell'inserto Economia e Lavoro, nella rubrica Risparmio e Finanza, abbiamo un articolo per l'evento Arte e Finanza che si è svolto a Cremona il 24 di maggio, paginone con tutti i protagonisti, paginone, due pagine di reportage su questo simpatico evento per quanto riguarda Arte e Finanza. Dividendo estetico, investimento, emozione e razionalità. A Palazzo Vidoni, Cremona, il convegno Arte e Finanza con Stefano Anceschi, il direttore di Confcommercio, Laura Santin, Giuseppina Biondelli e Alex Ricchebuono. Qui impegnare capitale per l'acquisto di un'opera rappresenta una diversificazione di portafoglio, ma serve una pianificazione successoria. Vi invito a leggere questo bellissimo reportage e avere una buona lettura e una buona Arte e Finanza. Alla prossima!